Radio Free Station è sempre con te. Per ascoltarci dove vuoi e dal tuo smartphone, scarica la nostra app gratuita. Digita radiofreestation.mobapp.at. Oppure, se hai un Android, scarica direttamente l'app Radio Free Station dal Play Store di Google. Radio Free Station, la tua web radio. Sei su Radio Free Station, la grande web radio degli italiani nel mondo. Radio Free Station è grande musica, tante interviste con personaggi da tutto il mondo e fantastici speaker sempre con te 24 ore su 24. Sei su Radio Free Station, la grande web radio degli italiani nel mondo. State ascoltando Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Radio Free Station, sempre più social. Ci trovate su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e Google Plus. Radio Free Station, senza confini. Benvenuti,
Antico Caputo Show. Eccoci qua, applausi per Stefano Monteforte, per tutti, un saluto per tutti voi che siete all'ascolto e siamo di nuovo in diretta su Radio Free Station con il Nico Caputo Show, lo show che dà voce agli artisti emergenti. C'è Nico, Stefano Monteforte, ci sei? Ci sono, non scappare, perché non ti lascio. Infatti, allora salutiamo tutti coloro che ci ascoltano da tutte le parti del mondo e insomma anche su Facebook stiamo andando con un video e chi volesse insomma guardare guardarci insomma da Facebook, siamo anche su Facebook. Bene, e Stefano, cosa mi dici, come hai passato la settimana? Come ho passato la settimana? Allora, uno dei compiti più onerosi che ho svolto in questa settimana è quello di schiacciare le bottiglie di plastica, quelle da 2 litri, che ne erano assommate parecchie, dell'ordine dei 50, e mi ingombravano. Però un giorno mi sono deciso, ho preso un bel sacco di spazzatura di quello là, sacco condominiale, e l'ho fatto tenere in qualche modo sul tavolo, come una sedia, e insomma mi sono messo così a schiacciare le cose sul tavolo, poi di nuovo a ritapparle e metterle lì. Di nuovo, ma hai fatto un buon lavoro, là, sicuramente. Ecco. E poi un'altra. Hai fatto un ottimo lavoro allora in questa settimana. Quindi... Sì, un lavoro liberatorio, Nico. Guarda, perché poi quando ti sei liberato dalle bottiglie di plastica. Ecco, quindi abbiamo inquinato di meno e quindi insomma hai dato materiale per il riciclaggio e quindi. Sai, sei anche tu un po' meno infrattato, insomma. No, veramente non le ho ancora buttate, perché l'ho messo in magazzino, per cui è solo una... È conservate, diciamo, allora? Più che conservate, che insomma adesso non c'è, come dire, dove buttarle, comunque dovevo prendere la macchina, in ogni caso... l'hanno allontanato il posto dove c'era prima, dove che tu conosci non c'è più, ecco. E allora è un po' diventato più difficile, comunque insomma il magazzino non tanto, cioè, si usa pochissimo, rare volte, e allora c'era se c'era Wendy per esempio l'avrei fatto prima, ecco. Ciao Wendy. Bye bye, come va? Tutto bene? sa dire solo bye bye, questa Wendy, come dobbiamo fare? dobbiamo trovargli un insegnante di italiano, ecco. Ma magari un logopedista che insegni qualche vocabolo nuovo. Sì. Bye bye. Ok, dai, facciamola andare. Bye bye, vai pure a fare le cose, dai. Ok, allora intanto salutiamo tutti coloro che ci ascoltano. C'è Carlitos che ci scrive: hola, ciao Nico e Stefano, buona diretta. Ciao Carlitos, grazie. E salutiamo Mirtilla, la nostra direttrice, e tutti coloro che ci ascoltano, magari da, insomma, stanno lavorando e non possono intervenire, come Leoncina, insomma, tutti gli altri. No? Beh, allora intanto direi di partire subito con la prima. Insomma canzone che abbiamo messo in scaletta per quest'oggi e stiamo parlando di Rosanna Romano, che ci fa ascoltare Mi Vida. Mi locura, tu passion, yo mis besos, te doy. Quiero un amor que sabe cómo unir en mi corazón. Pregunta de una puesta de sol. Quiero un amor que dedique una canción para mí. Quiero un amor
così. Mi locura. Il ritmo è mi vita, sono una appassionata. Io vivo e mi sogno, io non quiero más, no quiero más. Mi nombre no es querida, muchacha señorita. No quiero nada más, dame la música. Una ocasión, una razón que da sentido a mi condición. Quiero emoción, quiero emoción para elegir mi hombre ideal. Quiero emoción y un beso es normal. El ritmo es mi vida, soy una apasionada. Yo vivo en mi sueño, yo no quiero más, no quiero más. Mi nombre no es querida, muchacha señorita. No quiero nada más, dame la música. Yo vivo en mi sueño, yo no quiero más, no quiero más. Mi nombre no es querida, muchacha señorita. No quiero nada más, dame la música. Applausi per Rosanna Romano e noi torniamo in diretta su Radio Free Station. Salutiamo ancora Anthony che appena ci ha scritto nella chat di Radio Free Station. Ciao Anthony, grazie di augurarci la buona diretta e un saluto anche a tutti gli altri che ci ascoltano e ovviamente non possono entrare perché magari sono impegnati con il lavoro, con altre cose. Allora Stefano, cosa mi dicevi? No, ti dicevo che quando mi piace ballare, però mi piace ballare libero, se non con balli già che cui ci sono le coreografie già ben determinate, okay. Già strutturate. Io ballo seguendo la musica e lascio che il mio corpo proprio segua la musica, c'è qualunque tipo di musica, mi adatto e sì. Vado a tempo. Ma non perché lo dico io, ma perché me lo dicono gli altri, insomma tu sei originale. Eh sì, grazie, sono unico, meraviglioso e irripetibile, perciò effettivamente è così. Ma non riesco a farli io quelli là strutturati, passo avanti, un passo indietro, due di lato, ora di fianco. E a me piace muovermi liberamente e seguo però la musica, ecco. Ho capito. Va bene, allora intanto io direi di andare con il prossimo artista che abbiamo messo in scaletta. E stiamo parlando di Salvo Tozzi, un artista sardo che compone la musica
anche le parole, però abbiamo anche Laura Spada che collabora con lui e con le parole ovviamente, e, insomma, molte poesie di Laura Spada diventano poi canzoni, delle belle canzoni, tipo come questa che ci andiamo subito ad ascoltare, di Salvo Tozzi, che si intitola Anime di Ghiaccio. Ecco, buon ascolto a tutti. Far cadere tutti gli abiti che han coperto la tua anima non è stato facile, ma alla fine ci sono riuscito, perché a volte anche d'estate tu con il caldo e la famiglia ti coprivi con la lana per paura che il freddo arrivasse all'improvviso e tu fossi nuda inerme, perché il freddo a te fa male quando il nulla è quel sentire di un'anima di ghiaccio. Non volevi avere freddo, ma sapevi in fondo che all'anima di ghiaccio il freddo non lo sente, ma lo fa sentire poi, sempre in costante ibernazione e nessuna percezione di cosa sia l'emozione che dia gioia o dolore, per non parlare dell'amore solo d'apparenza nella totale fredda giungla dell'indifferenza. Di cosa prova? Applausi per Salvo Tozzi, bravo Salvo, brava Laura Spada, insomma, che è sempre in coppia che fanno queste belle composizioni. Allora, andiamo avanti, c'è Stefano sempre Monteforte dalla Sicilia, che gli facciamo un applauso. Ringrazio Nicola, ma che ho fatto? Hai mangiato un biscotto, ogni biscotto che mangi un applauso. Ogni volta che mangio un biscotto un applauso. Quindi faremo applausi proprio continui qua. Quando faccio la trasmissione sì. Amo, mi piace sgranocchiare i biscotti. Ma invece adesso diplomata al Conservatorio di Benevento con chitarra, già autrice, cantautrice, sì, con un gruppo quasi familiare, ma che ha del talento, è sociologa anche tra l'altro, ma
ma attualmente insomma è sempre più concentrata sulla chitarra, perciò sulla acquisizione di nuove tecniche, di maggiore plasticità per le dita, gli spazi, che come dicevamo prima, attualmente gli artisti a qualunque livello si trovano sono tutti un po', come dire, handicappati dal fatto che con le chiusure dei locali, con sì, con questi lockdown, insomma, queste restrizioni, ovviamente non si possono fare tanti concerti, tante manifestazioni, è vero. Dunque queste limitazioni, come dire, un po' inibiscono quello che può essere l'animo di un poeta, cantante, cantautore che poi vuole esprimersi. Però c'è una cosa da dire, che quando ci sono i momenti di restrizione, i momenti brutti, negativi, accade che la creatività delle persone, di chi è creativo e chi fa un lavoro creativo, aumenta proprio come se fosse una reazione all'angoscia esterna che viene creata dall'esterno, cioè in situazioni, diciamo, di pericolo eccessivo, che non so, durante i terremoti, durante le guerre, che cosa esageratissima, ma comunque durante situazioni di pericolo, incendi oppure allagamenti, o situazioni proprio che mettono angoscia fortissima creata dall'esterno, ecco, le persone creative trovano modalità di espressione più alta, perché come se spremessero fino in fondo tutto quel succo che hanno dentro e danno il meglio di sé. Certo. Questo non significa che dobbiamo curarci gli eventi negativi, chiaro che sia chiaro. Certo. Perché il creativo poi può anche esprimersi quando è rilassato, quando è tranquillo, quando ci sono situazioni favorevoli, quando ci sono, come dire, belle energie. Un'ultima cosa prima di mandare appunto Angela De Gregori, esatto, che è la prossima che sta in scaletta. Dimmi cosa volevi dire. E se me lo dico dopo, dai, va, perché mi sa che l'ho fatto troppo lungo. Infatti, il tempo passa e non ce ne accorgiamo, e intanto noi dobbiamo andare avanti. Allora, andiamo ad ascoltare Angela De Gregorio, che ci fa ascoltare un suo pezzo scritto da lei, sia musica che testo, che si intitola La tranquillità, giusto appunto. Svegliarsi presto la mattina, dormire due, tre o quattro ore, fare le cose che non vuoi, fare di tutto per piacere, avere ritmi affannosi e più motivi di tensione, come un PC sempre in funzione in questa era digitale. La tranquillità poi dove sta? La tranquillità poi dove sta? La tranquillità poi dove sta? La tranquillità. Amico mio, corriamo insieme per fare tutto ciò che serve, andare contro tempo e mostrarsi sempre soddisfatti. Cosa voglio io? Cosa mi serve?
poter rimanere ferma lì, pensare un attimo, solo un secondo. Ancora applausi per Angela De Gregorio e torniamo in diretta su Radio Free Station. Stavamo appunto parlando io e Stefano nel backstage, che insomma ci facciamo delle grandi chiacchierate mentre ascoltiamo in sottofondo insomma, la musica che mandiamo su Radio Free Station. Ovviamente chi vuole ascoltare la musica che mandiamo in una stereofonia perfetta, e insomma vi consigliamo di scaricare l'app apposita disponibile per tutti i sistemi appunto gratuitamente sia su iOS che Android, oppure andare sul sito con il PC, insomma andare direttamente sul sito www.radiofreestation.com. Beh, il tempo sta passando, sono le ore 18:26 di questo giovedì e siamo al 22. Stefano? Oggi è 22 ottobre 2020, infatti, giovedì, e ci andiamo ad ascoltare subito il prossimo che abbiamo in programma. Stiamo parlando di Corrado Pugliatti, eh? Sì, Corrado Pugliatti. Che ci fa ascoltare? È un tuo compaesano, insomma, un siciliano anche lui, eh? Eh sì, è incancellabile, è una delle sue canzoni più famose. Insomma, che ha vinto pure tanti premi, Malta, in Ucraina, insomma, si diretta il ragazzo, ma il ragazzo non è proprio. Comunque. Vabbè, un ragazzo come noi, insomma, un ragazzo cresciuto. Un ragazzo cresciuto. È vero. Ok, allora ce l'andiamo subito ad ascoltare, Corrado Pugliatti in... Incancellabile. Ora so sentire quello che non mi dirai, però tu non sei qui a confondermi. Ora so capire quello che ci salverà. Il mondo è qui solo per noi, mille violini suoneranno per te. Ti sento qui, sei come l'aria, un respiro conta ancora, sei ancora qui dentro di me. Sei tu incancellabile, ti sento qui, sei come l'aria, impetuosamente ancora guardandoti negli occhi miei, mille violini suoneranno per te. Le violini suoneranno per te. Ora puoi capire meglio che non finirà, però tu non sei qui a distruggermi. Ora puoi scoprire quello che ci legherà. Il mondo è qui solo per noi, mille violini suoneranno per te. Ti sento qui, sei come l'aria, un respiro conta ancora, sei ancora qui dentro di me, sei tu incancellabile. Ti sento
sogno per te. Allora applausi per Corrado Pugliatti, siciliano, bravo bravo, e ritorniamo in diretta su Radio Free Station. E c'è passata in questo momento la prima, il primo giro di boa, ecco, adesso dobbiamo ritornare indietro ovviamente, perché non ci possiamo allontanare, no? Sennò dove andiamo? No, l'orbita è quella, Nicola, perciò come dire, noi che tendiamo ad essere più precisi possibili, perciò ci atteniamo ai parametri prestabiliti. Eh sì, ogni parametro ha insomma la sua rotta, ovviamente, quindi abbiamo messo la rotta giusta, quindi ritorniamo, insomma facciamo questa virata e torniamo indietro. Beh, torniamo indietro, ma non è detto che non andiamo avanti, anzi andiamo avanti questa volta con una bellissima canzone di una splendida donna. Stiamo parlando di Antonella Manegrasso di Radio Free Station. Ecco, che ci aprite bene le orecchie, aprite bene le orecchie, e state prestate la vostra attenzione, rilassatevi, state tranquilli. E così, oltre alle bellissime previsioni che ogni lunedì Antonella ci dà, ci fa sentire anche la sua voce canterina, Antonella Manigrasso in versione cantante. Ecco, in versione romanesca, insomma. Una canzone romanesca, perché lei vive nei dintorni di Roma. Esatto. e perciò ha acquisito parte della cultura romana. Allora, andiamo ad ascoltare la voce di Antonella Manigrasso. Roma non fa la stupida stasera. Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a faie di desì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che vuoi e fricci code luna tutta per noi. Fagli sentire che è quasi primavera. Mannali meglio grilli per fa cri cri. Prestami il ponentino più malandrino che c'hai. Roma regge mer moccolo stasera. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a farmi di no. Spegni tutte le stelle più brillarelle che c'hai. Nascondemi la luna, si no so guai. Fammi scorda che è quasi primavera. Tiemme le mani in testa per dire no. Smorza quel venticello, stuzzicarello che c'hai. Roma non fa la stupida stasera. Roma non fa la stupida stasera. Ah,
Applausi, applausi per Antonella, Antonella Maningrasso, brava, brava. Allora, noi continuiamo con la scaletta, continuiamo ad andare avanti in questo giovedì 22 ottobre 2020. Ci andiamo ad ascoltare questa volta dalla voce di un architetto che poi è un siciliano, però intanto vive a Roma, a Santa Marinella, vero? Stefano, esatto. Stefano è più informato perché stiamo parlando appunto di un amico intimo di Stefano, insomma, erano ragazzi insieme, insomma, facevano tante cose. Siamo ragazzi anche adesso, ecco. Era un po' più grandicello rispetto a me, comunque non ha importanza. Ci si rapporta sempre alla pari. Certo. È un creativo sicuramente, soprattutto poi è un viaggiatore. La sua, come dire, valvola, il suo talento maggiore è proprio quello di viaggiare, ecco. Ha girato proprio tre quarti del mondo, l'ha conosciuto. Un viaggiatore, insomma. I ghiacciai, all'Africa, alle Indie, all'America, a Sud America, all'Oriente, il Medio Oriente, Nepal. Insomma, ha girato buona parte del mondo, quindi Australia, ecco. Honduras, guarda, ma ne ho visti di documentari, perché a casa sua c'ha un proiettore, ancora prima che uscissero tutti questi meccanismi moderni dei DVD, esisteva il proiettore, no? La diapositiva. La cinepresa, sì, cineproiettore. Esatto, bravo. Cinepresa che poi il film si sviluppava e avevi la cosiddetta pizza, non la pizza capricciosa, la napoletana, la pizza, il rotolo del film avvolto, dove lui documentava tutti i suoi viaggi anche con culture tribali, con balle di culture tribali di varie zone del mondo. Certo. E allora in questo caso poi però, come è stato sempre innamorato della musica americana, ecco, ecco, uno dei suoi amici è il fondatore del... un cultore della musica americana. Ecco. E poi insomma se la faceva nel Piper quando era giovane, insomma aveva uno studio in cui spesso insomma, andava, uno studio discografico lì famoso. È un più che uno studio, quello era un punto Fox d'incontro, studio, insomma, Fox Studio. Fox Studio, ma dove praticamente ancora è vivo Harold, suo amico, fondatore di questo Folk Studio che sta a Trastevere a Roma, e dove hanno suonato, lo so, Bob Dylan, vari musicisti jazz, dove hanno preso il volo De Gregori, Venditti. Sono passati è passata un po' di acqua, insomma, sotto questo ponte, insomma. Ecco. Beh, allora noi ci andiamo subito ad ascoltare, perché il tempo qua passa e noi non ci possiamo perdere in molte chiacchiere. Andiamo subito al sodo ascoltando Enrico Cassa, che ci fa sentire My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I say clear, I stood my case, oh, which I'm certain. I lived a life that's full, I traveled each end, every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I have a few, but then again too few.
I plan each solid course, each careful step on the my way. And though much more than this I did in my way. Yes, through the times I sure you knew when I'd be told more than I could chew. But through it all, I laughed and cried, I had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find a tool so amusing. To think I did all that, am I say, not in a shy way. Oh no, not me, I did it my. Oh, what is a man, why did he get, if not himself, to say that feels, it truly feels, another world somewhere you kneel. Forever show I took the blow and did it my way. Bravo, bravo Enrico Cassia, un applauso per Enrico. E siamo ancora qui su Radio Free Station e abbiamo ancora altri due artisti da far ascoltare quest'oggi. E beh, visto che il tempo stringe, direi di andare subito con la prossima artista in scaletta per quest'oggi. È ovviamente una donna, perché noi alterniamo sempre un maschio con una donna, un uomo e una donna, e quindi questa volta è la volta di un'altra donna, che poi tra l'altro è una nostra collega, perché anche lei è una speaker, oltre ad essere una cosa fa? Una cantautrice. Oltre ad essere una cantautrice, ma oltre il suo mestiere vero e proprio, diciamo, è la mediatrice, insomma, familiare. E stiamo parlando appunto di Miriam Masciandaro, e ci fa ascoltare un pezzo pure che l'ha riarrangiato lei, e ovviamente si tratta di una poesia famosa. Ve la ricordate alle scuole medie? Erano 300, erano giovani e forti e sono morti, la spigolatrice di Sapri. Bene, Miriam Masciandaro da questa poesia l'ha musicata, l'ha chiamata soltanto spigolatrice, ecco. Ed eccola qua. Eccola qua, ci andiamo subito ad ascoltare su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Musica.
si inchinarono per baciar la terra. Ad uno li guardai nel viso, tutti avevano una lacrima, un sorriso. Li disser ladri, uscite dalle tane, ma non portarò via nemmeno un pane. E li sentì mandare un solo grido, siamo venuti a morire per il nostro lido. Applausi, applausi per Miriam Masciandaro. Bene, allora sono le ore 18:51, ancora per pochi minuti qui in vostra compagnia su Radio Free Station e nonché su Facebook con una diretta video. Bene, allora Stefano Monteforte dalla Sicilia, cosa ci dici lì? Allora, il discorso che poi non ho detto a metà trasmissione, ma che mi sembrava importante poter condividere. Dimmi. L'ho condiviso poi sul mio profilo Facebook, un video dove fanno vedere un'ingegnera che si occupa di biotecnologie e... Scusate. Vabbè, un'ingegnera, non si dice sempre ingegnere, scusami. È un ingegnere femmina, va bene. Vabbè, una donna ingegnera, insomma. Una donna ingegnere. Ecco.
e viene intervistata e in un albero vengono messi due elettrodi con lo strap, hai presente quelle chiusure che hanno maschio e femmine, no? Che si mettono negli abiti da cucire, eccetera, il velcro, e attraverso questo viene messo in un ramo e poi c'è un filo che conduce ad una lampadina e dentro, veramente il voltaggio è molto basso, non lo diceva, però accende la lampadina. Questa è la prova scientifica, pratica, esperienziale, diretta che gli alberi hanno energia, producono energia elettrica. Perciò immaginate questa energia che hanno gli alberi, qualunque tipo di albero, dal ramo, la possiamo trarre dalla loro presenza. Noi non dobbiamo fare nient'altro che trovare il modo per trasferirla al nostro sistema, a casa, sì, per lo scaldabagno. Veramente c'era pure un uomo che andò in TV qualche tempo fa, che con il suo corpo riusciva ad accendere delle lampadine e addirittura metteva un elettrodo, cioè ad alta tensione, da un braccio e un altro elettrodo dall'altra, e faceva attraversare da una non so che elevata tensione il suo corpo, ecco, facevano insomma questi attraversamenti di, cioè, lo chiamavano l'uomo elettrico. Comunque insomma allora, parlando di elettricità, andiamo elettricità, energia, insomma. Esatto. Possiamo dire che è la verità, lo possiamo dire che... E lo devi giurare però, me lo devi giurare. Ma si giura sulla Bibbia, si giura, dico, giuro di dire tutta la verità, nient'altro che la verità. Ecco. Se si giura davanti al tribunale, ecco. Si giura amore eterno. E vabbè, non la dico l'altra frase perché poi è sconcia, ma il tempo sta passando, caro Stefano, dobbiamo andare subito perché altrimenti non rientriamo, perché poi ci sarà il prossimo programma che deve andare in onda alle ore 19. Allora andiamo subito, Stefano ha detto che lo giura, quindi andiamo ad ascoltare Marcello Fattorini che ci fa ascoltare Giuro. Davanti a questo azzurro mare che mai ti lascerò, no. Giuro. Giuro, davanti a questo azzurro cielo che io sarò sempre con te, yeah. Giuro. Questa è la promessa d'amore, come un giuramento sacro, perché non ho nessuno, solo te, perché non ho nessuno, ho solo te. Tu lo sai, una volta sola si vuole veramente bene. Tu lo sai che io t'amo e che mai ti lascerò. Ti lascerò quando domani lontano mi ne andrò.
lo giuro. Giuro, giuro, ed era la voce di Marcello Fattorini. Beh, allora, a questo punto siamo arrivati veramente al capolino, dobbiamo salutarvi, vi ringraziamo, ringraziamo tutti coloro che sono stati all'ascolto per quest'oggi e ci ritroviamo martedì prossimo dalle ore 17 alle ore 18 con Giochi di Crome, sempre qui su Radio Free Station. Nico Caputo da Napoli e Stefano Monteforte dalla Sicilia, che lascio il microfono tutto per lui per i saluti. Vai Stefano. Una buona serata a tutti quanti, vi auguro felicità, di stare bene, soprattutto in buona salute, riguardatevi, prendetevi cura di voi stessi e di chi è caro e ci sentiamo la prossima settimana. Bye bye a tutti quanti. Bye bye a tutti, salutiamo ancora Anthony, Carlitos che sono stati presenti nella nostra chattina, Deborah che è stata presente nella chattina di Facebook e a tutti coloro che ci hanno messo il like e insomma ci ascoltano e magari non sono potuti essere presenti. Ciao ciao ancora, ciao Stefano, alla prossima. Ciao Nico, ciao. E insomma vi consigliamo di restare in sintonizzati su Radio Free Station perché subito dopo di noi ci saranno tanti altri bei programmi e speaker che vi terranno compagnia fino a notte inoltrata. Ciao ciao a tutti. www.radiofreestation.com, la prima web radio dedicata agli italiani nel mondo.